Luigi Liguori, questore di Pescara, come vi state organizzando in vista di Ferragosto? Controlli delle forze dell'ordine, regole da rispettare? Che Ferragosto sarà? Il Ferragosto si inserisce in una cornice di festività particolari di mezz'estate, ma già dalla primavera scorsa e già dall'inverno scorso abbiamo effettuato una serie di controlli, specie nei fine settimana, al fine di verificare che la cosiddetta movida potesse trascendere in atti di disturbo alla quiete pubblica o addirittura dei reati. Per questo Ferragosto, a seguito di comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e dei diversi tavoli tecnici tenuti in questura, sono state notevolmente rinforzate le forze di polizia sul territorio. Di fatto il Ferragosto per noi finirà lunedì mattina, si parla di una trentina di equipaggi in incremento rispetto a un dispositivo ordinario di per sé già incrementato anche per quanto riguarda le specialità della Polizia di Stato, in particolare la Polizia Ferroviaria, la Polizia Stradale, ma anche i reparti specialistici dell'Arma dei Carabinieri, in particolare anche forestali e anche le altre specialità. Parliamo sempre dell'intera provincia, c'è anche un'attenzione sugli incendi e quindi siamo un po' su tutti i fronti, ci sono gli spettacoli pubblici, c'è un'attività di monitoraggio molto attenta, ci sono servizi predisposti in massima parte, oltre l'attività di movida che viene svolta fino a lunedì mattina. C'è un vademecum del Ferragosto, diciamo così, consigli utili per vivere un Ferragosto in tranquillità. Quali sono le disposizioni che sono arrivate anche dal Ministero dell'Interno? I servizi esterni sono incrementati, quindi la sicurezza esterna viene tutelata dalle forze di polizia. Questo è un periodo in cui le persone che vivono sole sono a volte preda dei truffatori. In ogni caso la città è pronta, siamo disponibili ad aver attuato un piano, crediamo, necessario e adeguato alla situazione. E per i più giovani cosa si sente di consigliare? Qualche ulteriore sacrificio, magari rinunciare a qualche abbraccio, rinunciare a qualche assembramento di troppo per poter godere delle festività in piena sicurezza. In ogni caso le forze di polizia sono presenti e siamo sempre al fianco dei cittadini e mai per sanzionare, quindi anche i più giovani in caso di necessità devono soltanto fare il 112.